Sia lodato Gesù Cristo. E avanti con Maria, carissimi amici di Radio Domina Nostra, con grande emozione mi trovo oggi 9 luglio a Saint-Laurent-sur-Sèvre, nella regione nord-occidentale della Francia, e alle mie spalle si trova il sepolcro di San Luigi Maria Grignon da Montfort, che, come ho detto ai pellegrini sul pullman, è il campione di Maria, l'apostolo della Madonna, l'atleta della Santa Vergine, colui che ha scritto il trattato della vera devozione a Maria. Abbiamo appena celebrato messa proprio qui sulla tomba del santo. L'emozione è molto forte. San Luigi Maria Grignon da Montfort, carissimi amici, è stato il profeta dei nostri tempi. Andatevi a leggere il secondo e il terzo capitolo del trattato, dove lui parla degli apostoli degli ultimi tempi, della battaglia e dell'inimicizia che Dio ingaggia tra la Santa Vergine e Satana, tra la donna vestita di sole e il dragone infernale. E il Monforte poi precisava che questa battaglia sarebbe stata caratterizzata dallo scontro negli ultimi tempi con i suoi apostoli, gli apostoli di Maria, gli apostoli degli ultimi tempi. Noi oggi siamo qui, cari amici di Radio Domina Nostra, a rappresentarvi tutti, a rappresentare il piccolo resto di Maria di fronte all'impostura dominante. E da qui, da questa tomba dell'ardente Luigi Maria, emerga un appello molto forte a essere decisi nella difesa della sana dottrina cattolica, all'aiutare la Madonna nel trionfo del suo cuore immacolato. Dobbiamo aiutare la Madonna con la corona in mano, come dice il Monforte, e il crocifisso nell'altra. Dobbiamo fare in modo che il cuore immacolato di Maria trionfi. Qui noi oggi rappresentiamo il piccolo resto di Maria. Qui oggi noi ricordiamoci che siamo nella nuova Pentecoste, dove la divisione, la separazione, la linea di demarcazione tra la falsa Chiesa, che è numerosa, che è trionfante, che ha le strutture, è potente e ha i poteri forti dalla sua parte, e il piccolo resto è una linea di demarcazione ormai netta e chiara. Né quelli che sono da lì possono star qui, né quelli che stanno qui possono andare da quella parte. Ed allora il Monforte oggi, San Luigi, che Giovanni Paolo II voleva fare dottore della Chiesa per quello che ha scritto nel Trattato della Vera Devozione, ci aiuti a essere forti e decisi. Da qui oggi, cari amici di Radio Domina Nostra, suona l'organo, che è molto bello perché la Basilica ha una struttura architettonica gotica, tardogotico. Allora, dicevo, da qui io lancio ancora una volta con forza, con rinnovato vigore, nonostante le prove che ci sono state, che ho avute e che adesso nuovamente mi caratterizzano, lancio l'appello a schierarci con la Madonna, a uscire fuori da questa falsa Chiesa per stare nello spirito cattolico, il piccolo resto di Maria. Il Monforte dice degli apostoli degli ultimi tempi, e questo è un appello che nel nome di San Luigi Maria, sacerdote santo, rivolgo ai miei confratelli sacerdoti che stanno nella verità. E San Luigi Maria ci ricorda che dobbiamo essere come nubi tuonanti che gridano contro l'errore, contro gli eretici, contro la falsa Chiesa. Vi aspetto, cari sacerdoti, il 16 luglio a Roma, e da qui, da questo luogo santo presso cui desidero inginocchiarmi, da questo luogo santo, cari amici di Radio Domina Nostra, io vorrei rivolgere a tutti voi l'invito ufficiale per il 15 settembre a Verona, a San Bonifacio. Scusate, mi emoziono, ma la presenza del Monforte è molto forte. San Luigi Maria ci benedice dal cielo e ci dice che siamo sulla giusta strada, anche se soffriamo, anche se questo piccolo resto è il piccolo resto perseguitato, maltrattato, calunniato, umiliato. Noi siamo pronti a tutto. Il Montfort è stato tante volte sospeso a Divinis e persino scomunicato, ma si è fatto santo. E io vorrei, concludendo, mettendo le mani a nome di tutti voi, cari amici di Radio Domina Nostra, metto le mani come se lo faceste voi sulla tomba, come vedete qui, di San Luigi Maria, e accanto c'è la Beata Luisa Maria Trichet. Vorrei proprio che tutti noi insieme fossimo qui spiritualmente uniti sulla tomba del Montfort, e rinnovassimo insieme, quelli che l'abbiamo fatto, la consacrazione. Ecco, invito tutti quelli che siete a casa, anche quelli che la vedrete in differita, a fare adesso la consacrazione, che qui sulla tomba del Monforte tutti insieme rinnoviamo, anche quelli tra i pellegrini che la devono fare per la prima volta. Ecco, adesso recitiamo la formula, potete farmela pervenire da internet.
E mentre perviene la formula, volevo dirvi che ho detto ai pellegrini che tutto sommato tre sono le frasi che caratterizzano la vita del Monforte. La prima, potus tuus. Era di Lanspergio, un monaco certosino, questa espressione del 1500, ma il Monforte nel Trattato della Vera Devozione lo fa suo. Totus tuus, Maria, tutto tuo, Maria. Ripetiamolo oggi tutti insieme noi pellegrini qui del piccolo resto, che però rappresentiamo tutti coloro che non ci stanno a questa falsa chiesa anti-mariana, anti-eucaristica. Totus tuus, Maria. E la seconda formula delle tre del Monforte che lui amava ripetere, adveniat regnum tuum domine per Mariam, adveniat per Mariam. Il Monforte diceva, Cristo trionferà quando Maria regnerà nei cuori. E come una prima volta Gesù Cristo è venuto sulla terra attraverso Maria, Dio ha stabilito che negli ultimi tempi, che sono quelli che stiamo vivendo, la Madonna, la Santa Vergine, splenda in santità e, dice il Monforte anche nel Trattato della Vera Devozione, in potenza per combattere contro Satana, l'impostura, l'apostasia e trionfare. Adveniat regnum tuum domine, adveniat per Maria. E infine la terza frase del Monforte, totus tuus, adveniat regnum tuum per Maria, la terza frase, Dieu seulement, che mi pare da qualche parte qui sia scritta, qui sopra la tomba, Dieu seulement, Dio solo, anche questa espressione molto forte di San Luigi Maria. Ed allora, carissimi fratelli pellegrini, che siamo qui tutti insieme con gioia intorno alla tomba del Monfort di San Luigi Maria, profeta dei nostri tempi, e tutti voi che siete a casa, anche in differita, adesso rinnoviamo la consacrazione alla Madonna. Alcuni la fanno per la prima volta e così poi dopo si metterà la firma. Atto di consacrazione a Gesù, sapienza eterna, per le mani di Maria. O sapienza eterna ed incarnata, o amabilissimo e adorabilissimo Gesù, vero Dio e vero uomo, figlio unico dell'Eterno Padre e di Maria sempre Vergine, io ti adoro profondamente, sia nel seno e negli splendori del Padre durante l'eternità, sia nel seno virginale di Maria, tua degnissima Madre, nel tempo dell'Incarnazione. Ti ringrazio perché ti sei annientato prendendo la forma di uno schiavo per liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo e ti glorifico per aver voluto sottometterti a Maria, tua santa madre, in ogni cosa, al fine di rendermi per mezzo di lei tuo schiavo fedele. Ma ingrato e infedele che sono, non ho mantenuto i voti e le promesse che ti ho fatto così solennemente nel santo battesimo e non ho adempiuto ai miei obblighi. Non merito di essere chiamato tuo figlio e tuo schiavo. E siccome non c'è nulla in me che non meriti le tue ripulse e il tuo sdegno, non oso più avvicinarmi da solo alla tua santissima e augustissima maestà. Ricorrerò all'intercessione della tua santa madre che mi hai assegnata come mediatrice presso di te. Per mezzo suo spero di ottenere da te la contrizione e il perdono dei miei peccati, l'acquisto e la conservazione della sapienza. Ti saluto dunque, o Maria Immacolata, tabernacolo vivente della divinità, in cui nascosta la sapienza eterna vuol essere adorata dagli angeli e dai santi. Io ti saluto, regina del cielo e della terra, al cui impero è sottomesso ogni suddito di Dio. Ti saluto, rifugio sicuro dei peccatori, la cui misericordia non mancò mai a nessuno. Esaudisci i desideri che ho della divina sapienza e ricevi i voti e le offerte che la mia pochezza ti presenta. Ecco, adesso c'è la parte centrale della consacrazione, cari amici di Radio Domina. Facciamola con intensità, ricordandoci che la consacrazione che abbiamo fatto a Verona è quella che distingue il piccolo resto dalla falsa chiesa. Anche voi a casa, anche in differita, ripetiamo fortemente la parte centrale della consacrazione. Io, Alessandro Maria, sacerdote, peccatore infedele, rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti del mio battesimo. Rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere.
e mi do interamente a Gesù Cristo, sapienza incarnata, per portare dietro a Lui la mia croce tutti i giorni della mia vita. E affinché Egli sia più fedele di quanto lo fui fin qui, io ti eleggo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste per mia madre e padrona. Mi abbandono e consacro come schiavo il mio corpo e l'anima mia, i miei beni interiori ed esteriori e il valore stesso delle mie azioni buone, passate, presenti e future, lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di me e di quanto mi appartiene, senza eccezione, per la maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Ricevi, o Vergine benigna, questa piccola offerta della mia schiavitù, in onore e in unione della sottomissione che la sapienza eterna si compiacque di avere alla tua maternità. In omaggio al potere che entrambi avete su questo miserabile peccatore, in ringraziamento dei privilegi di cui ti favorì la Santissima Trinità, dichiaro che d'ora innanzi io voglio, quale tuo vero schiavo, cercare il tuo onore e la tua obbedienza in ogni cosa. O Madre ammirabile, presentami al tuo caro figlio in qualità di eterno schiavo, affinché, avendomi riscattato per mezzo tuo mi riceva. O Madre di misericordia, concedimi la grazia di ottenere la vera sapienza di Dio e di mettermi nel numero di quelli che tu ami, ammaestri, guidi, nutri e proteggi come tuoi figli e tuoi schiavi. O Vergine fedele, rendimi in tutte le cose un così perfetto discepolo, imitatore e schiavo della sapienza incarnata, Gesù Cristo, tuo Figlio, affinché io giunga per tua intercessione a tuo esempio alla pienezza della sua età sulla terra e della sua gloria in cielo. Amen. Ecco, adesso io recito la formula che ho coniata io per tutto il piccolo resto. Ego sum famulus tus Maria Mater Mea, ego sum famulus tus Maria Regina Mea, ego sum famulus tus Maria Domina Mea. E su tutti voi, cari pellegrini, che avete consacrato voi stessi alla Madonna nuovamente, qui da questo luogo santo del Montfort, scenda la benedizione del Signore. Ecco, come se io prendessi un po' di questo fuoco che c'è nella tomba del Montfort e lo metto su di voi. Ecco, vorrei avvicinare, ecco, ve lo mando questo fuoco che arriva da questo campione di Maria, da questo profeta della Madonna, come abbiamo detto, l'atleta della Santa Vergine che non si è piegato mai. Avevamo sottofondo poco fa, era il sottofondo della falsa chiesa, distonico, ecco, che disturba. E così adesso la benedizione del Signore, mentre noi pellegrini proseguiremo adesso il nostro itinerario così avvincente a nome del piccolo resto di Maria. Allora da qui, da Saint Laurent sur Sèvres, ufficialmente da oggi ha inizio il conto alla rovescia per il 15 settembre, giornata di riparazione eucaristica che faremo nei pressi di Verona a San Bonifacio, e per intercessione di San Luigi Maria Grignot da Montfort e della sua santa collaboratrice Luisa Maria, scenda su tutti voi carissimi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Montfort, carissimi, nel Trattato della vera devozione, a un certo punto dice una cosa straordinaria, dice che Maria è come la pietra filosofale. Sapete cos'è la pietra filosofale? Sì. Siete esperti di alchimia. La pietra filosofale era quella pietra, secondo gli antichi, che chi la trovava toccando quella pietra trasformava tutto in oro, acquistava tutte le virtù e diventava immortale. Dice il Montfort che chi incontra Maria e si consacra a lei trasforma tutto in oro, significa le virtù, e soprattutto ottiene l'amicizia di Dio. E allora, dato la benedizione, ecco, finiamo, concludiamo la diretta, questa splendida diretta da qui, da questo luogo santo. Ecco, c'è DAS, significa Dieu seulement, vedete la corona del rosario, e qui sotto il nome del Montfort. A lui vi raccomando tutti. Totus tuus Maria.
Questa è la sede dove si è seduto San Giovanni Paolo II quando è venuto pellegrino qui a Saint Laurent. Ecco, vedete che c'è lo stemma di Giovanni Paolo II, e con questa immagine così devota di San Luigi Maria e di Giovanni Paolo II che si è formato alla sua scuola, auguro a tutti voi una santa giornata. San Luigi Maria Grignò da Montfort prega per noi.